sud, allora va bene così, perché è facile dire tanto succede al sud, capito? Ritengo che i soldi arrivano ovunque, però purtroppo il marciume è alla base, ok? Potremmo aprire un discorso come sui rifiuti, no? I rifiuti famosi di Napoli, dove rimanevano in strada, oppure magari il nord pagava il sud perché si prendesse i rifiuti del nord. Cioè, ci sono tante cose da dire, ma non voglio entrare in polemica. Esatto. Ripeto, io penso alle vittime e ai familiari delle vittime, che sono vittime, Esatto. che siano del nord, del centro, del sud, o per me. E questo è importante. Indifferente. L'importante è che se ne parli, in questo caso di questa divisione tra nord e sud. Per quanto riguarda il terrorismo, io personalmente cerco di parlarne il meno possibile adesso, perché ho paura come tutti, e la paura dà forza a queste persone. Questa è la mia idea. Allora, Vale, io innanzitutto volevo, hai detto delle cose giustissime, Ho detto il mio infatti, pensiero, ma Vale. ne parliamo come parlerà Emma tra poco. Tra l'altro, io volevo salutare, giusto appunto, delle persone che sono, venute da Bari, qui a Genova in vacanza, che sono proprio i cugini di Mirko e tutti veramente i Costanza che sono sparsi, per la Puglia, perché Mirko Costanza ha origini baresi e è proprio l'orgoglio di Bari. La famiglia Costanza, posso dire che è una famiglia unitissima, sono bellissimi e periodicamente appunto si danno il cambio, vengono un po' su, scende un po' Mirko con la sorella e i genitori, quindi veramente un bacio veramente speciale ai cugini di Mirko, che tra l'altro ieri sera ci siamo ammazzati da ridere a cercare i Pokémon con Pokémon Go in Wow! giro per Genova, quindi proprio ventate di aria matura, ecco. Quindi un bacione, ragazzi, fate buon viaggio e tornate soprattutto presto a Genova, ma soprattutto non vedo l'ora io di venirvi a trovare giù a Bari, ecco, l'ho detto. Viva la Puglia! L'hai detto! E se lo dico io lo faccio! Comunque, ragazzi, io adesso saluterei un secondo Valentina Galdo, ascolterei quello che oggi ci ha raccontato Emma, partendo prima un po' dalla Emma critica. E poi, diciamo in generale, altre cose che Emma ci ha voluto così regalare. Comunque, ragazzi, tenetevi pronti alla Emma critica, e poi tra pochissimo torniamo con altri racconti appunto di Emma Marrone sul ciglio del burrone. Io non voglio venire a suonare in determinati punti. Dovete sapere che ci sono dei punti in Italia dove i palazzetti non sono a norma. Se succede qualcosa, come è successo? Io voglio fare la musicista, non voglio avere sulla mia coscienza la vita delle persone, perché come vedete le cose succedono. Perché sono anni che mi sento dire che ormai sono diventata famosa e a me del sud non me ne frega più niente. Mi sono stancata. Cioè, io vivo per la mia terra, ok? Ma il fatto che non riusciamo ad andare in determinati posti non è perché ci fa schifo, ci sentiamo ormai altolocati e ci piace stare a Milano, perché a Milano piuttosto mi sparo in faccia. È che non ci sono i posti, è che suonare in determinati palazzetti devi firmare un foglio che se cade una balaustra e ci rimangono sotto 10 persone, è colpa tua. Allora io, siccome già le cose succedono, sinceramente per la musica, sulla coscienza non ci voglio avere nessuno. E con questo breve, ma secondo me giustissimo, excursus anche a favore del Sud Italia, per non dimenticare quello che è successo in Puglia, oggi è una puntata un po' particolare, allegra e divertente, però in questi 2 giorni di festival fortunatamente si sono toccati anche temi veramente ma veramente importanti. Io vi lascio una canzone di cui oggi Emma ha parlato tantissimo, ma ne parleremo dopo, e con Amami ci sentiamo tra pochissimo. Ciao! Notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui e lasciami fare,
spengo ad una anche le stelle. Al buio sottovoce si dicono le cose più profonde di io. Mi sento bella come non mai, come questo sole che ci illumina. Cancello quei tuoi occhi, la mia fragilità. Rivivo nei tuoi sensi le voglie e la paura, l'istinto di chi poi non se lo immagina, la bellezza di chi ride e volta pagina. E conservo ad una anche le stelle, le tengo fra le mani, le conto sulla pelle, e bocca contro bocca, e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina. Quello che resta sono sogni incollati fino a dentro le ossa, e abbiamo appeso le ali, viaggiamo dentro ai ricordi e poi restiamo da soli. Ma amami e dammi le mani, le mani, le mani, le mani. E questa, ragazzi, era Amami di Emma Marrone. Vale, ci sei? Certo che ci sono! Tra l'altro noi Emma l'andremo a vedere in concerto il 15 ottobre. Certo! Tra l'altro oggi appunto Emma ha raccontato come è nata Amami. Tra l'altro sulla produzione musicale ne hanno parlato tantissimo appunto Emma, Marco Mengoni e Neck, che loro proprio sono nel vivo della loro produzione, no? E Emma ha raccontato, certo, che appunto Amami le è venuta in mente una notte che si è svegliata e non l'ha neanche scritta in un foglio, ha preso e è andata dalla sua manager nonché grande amica Francesca Boldrini, che è anche una grandissima musicista, e insieme hanno generato questa Amami, perché Emma ha detto: a me Amami è proprio uscita dal cuore, lei mi ha accompagnato col piano e in una notte è nata Amami, come la mia città anche. E lei ha detto: io non ho, diciamo, io non uso appunti, non uso quaderni, io la musica la creo e basta, la registro, faccio le note audio e va bene così. Neck per esempio ha raccontato che lui, che viene appunto da un'epoca in cui non c'erano i telefoni dove registrare, addirittura aveva registrato una canzone su una segreteria telefonica di uno studio di registrazione. Sì, 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 sì. Filippo è così.
Lui ha detto, e ancora adesso, secondo me. Lui ha detto, adesso fortunatamente utilizzo il telefonino perché c'è quello, quindi utilizzo quello. Però quando il telefonino non c'era e c'erano i vecchi registratori, quello che andavano con i mangiacassette, utilizzavo quello o gli strumenti che appunto trovavo di primo soccorso, come era stato per esempio in Sud America questa segreteria telefonica di cui poi si è portato via a casa il nastro perché lì aveva registrato una melodia, quindi cioè fuori con un poggiolo. Mentre Marco Mengoni ha detto, io tante volte appunto mi metto lì, scrivo, perché a me più che altro viene la scrittura, prima me l'ascolto 100 volte io, poi quando sono sicuro forse la faccio sentire, ha detto, però io potrei fare interi album di miei pezzi mai registrati, perché appunto ha detto, io mi vergogno a tal punto che li tengo per me. Quindi anche da questo punto di vista una produzione musicale che è un po' diversa. Tra l'altro Emma Marrone ha detto una cosa molto importante oggi, e lì di nuovo la sincerità di Emma. Lei ha detto, io vorrei diventare proprio presidente di un'etichetta discografica per fare un po' la musica a modo mio, perché oggigiorno le case discografiche devono comunque rispettare dei dettami dovuti alla radio, perché le radio, ragazzi, sono quelle che poi trasmettono i pezzi, e quindi tu devi fare delle canzoni che le radio trasmettono, perché una canzone muore dal momento in cui una radio non la trasmette più, deve essere infatti commerciale. Quindi Emma dice, sì, ok, mantenere la propria linea guida, però bisogna anche rispettare certi dettami, quindi io vorrei diventare presidente appunto di un'etichetta discografica e fare il cacchio che mi pare, anche perché Emma Marrone è una che aiuta molto gli artisti emergenti o artisti come Antonino, che magari la loro possibilità l'hanno avuta però non sfruttata al massimo. Beh, Antonino è anche lui, secondo me, un grande in Italia, però purtroppo non ha ancora trovato forse il suo momento ideale. E adesso no? Con Emma che lo sta un po' indirizzando, ce la sta facendo, dai. Come diceva sempre Filippo, come gli ho sentito dire più di una volta, tutto dipende dal momento giusto, la persona giusta, esatto, l'incastro giusto. L'ha detto anche sono ieri. Sicuro. Quindi lui invece, è uno, devi sapere che oggi ho sentito anche brevemente Lorenzo Fragola, che era poco prima di Marco Mengoni, e Lorenzo Fragola, che tra l'altro è stato anche lui disponibilissimo con le ragazzine, andategli ragazzine a far selfie con Fragola e tutti, e lui le ha fatte con tutte, non si è limitato, lo vedi proprio invece che Lorenzo, se ben ci ricordiamo, è andato ad X Factor con un suo pezzo che poi è diventato anche il suo primo inedito, perché Fedez, come un po' tutti, hanno riconosciuto nella produzione di questo suo pezzo proprio un pezzo vincente. E Lorenzo ha raccontato che lui appunto nasce cantautore e si è ritrovato dopo l'esperienza X Factor travolto da appunto queste regole che gli venivano imposte da fuori, perché lui ha detto, sì, è bello produrre, però quello che un po' mi manca di quando non ero famosa è il fatto che avevo meno censura, ossia è vero, puoi scegliere, lo facevo. Invece adesso purtroppo, e anche per fortuna, perché lui ha detto, io non sarei qui se non avessi fatto poi certe canzoni, un festival di Sanremo comunque in un determinato modo, però certo, mi manca un po' essere libero. Io, come ho detto ieri a Mirko Costanza, e oggi averlo sentito mi ha fatto ridire la stessa cosa. Lorenzo Fragola, secondo me, tra qualche anno, quando diventerà un po' più grande, spaccherà di brutto, perché secondo me dietro la sua faccia da bravo ragazzo, da timidone, c'ha due palle così quel ragazzo, te lo dico io. Filippo gli ha anche scritto una canzone, insomma. Comunque secondo me, ripeto, negli anni sentiremo molto parlare magari di chi adesso è in secondo piano, capito? Esatto. Credo che bisogna dare tempo al tempo, sempre. Secondo me Lorenzo ha avuto il boom uscito da X Factor e continuerà ad averlo
negli anni, perché secondo me ha una buona testa e soprattutto non mi sembra uno che si venda così facilmente. No, infatti, perché non mi sembra neanche un montato, insomma. No, ti dico che ha fatto le foto con tutti, cioè io ci sono passata a fianco, non ce l'ho fatta semplicemente perché volevo andarmi a sedere per andare a sentire Marco dopo, perché sennò mi sarei fermata anch'io. Mi ha fatto veramente proprio una bella impressione. Bravo Lorenzo Fragola. E per questo motivo